comitato scientifico della casa editrice Studia Humanitatis. I suoi argomenti di studio sono attinenti alle pratiche religiose e alle dinamiche paritarie dell'Ottocento. In modo particolare si è concentrata sul rapporto tra realtà e campagna nel contesto asburgico e dell'area istriana. E attualmente studia soprattutto le pratiche identitarie nelle aree multietniche, con una particolare attenzione al tema delle donne e all'uso politico della storia nelle zone di confine. Tralascio le sue pubblicazioni in lingua slovena e in inglese e mi limito a ricordare soltanto tre: Il confine degli altri, la questione degli altri e la memoria slovena, pubblicata dal Cadubice Donzelli nel 2008, La guerra di Bruno, l'identità di confine di un anti-eroe cristino sloveno, anch'esso pubblicato per Donzelli nel 2015, e poi il recente volume uscito quest'anno per Manifesto Liberi, Donne e Confini. La settimana scorsa il professor Flores ha sottolineato il tema della complessità della storia, cioè per cui è di fronte a fenomeni complessi è necessario fuggire dalle banalizzazioni, dalle semplificazioni, perché non esistono le risposte semplici a domande complesse. E il tema di cui ci parlerà oggi la professoressa Ginelli, l'area di confine, è un territorio quanto mai tripolato e carico di storia. Un libro di Calfugo che siamo usciti in questi giorni intitolato Amarissimo Adriatico, e io mi limito soltanto a fare due esempi veloci perché ci si renda conto di come affrontare ancora giorno d'oggi alcune di queste tematiche e poi susciti una serie di sguagliate polemiche. Nel 2019 il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, con la mozione numero 50, aveva appunto approvato questa direttiva tesa, e cito, a sospendere ogni contributo finanziario, patrocinio, concessione a beneficio di soggetti pubblici e privati che direttamente o indirettamente concorrono con qualunque mezzo a negare o ridurre il grado delle foglie dell'esodo. L'obiettivo polemico del Consiglio regionale era il pavimento dei giorni del ricordo realizzato dall'Istituto regionale della storia della resistenza e dell'età contemporanea del Friuli Venezia Giulia, che era rivolto agli insegnanti, agli amministratori pubblici, voi trovate online, e che ha fatto molto bene. Altro esempio, nell'anno scorso, in un recente libro di Eric Cobetti, storico torinese, allora le forme, pubblicato da La Terza, che è un libro che non contiene nessuna importante novità storiografica, è una sorta di introduzione generale sul fenomeno che ricapitola un po' anche lo stato dell'arte. Ebbene, sono nate alcune molte polemiche e addirittura sono arrivate delle minacce di morte allo storico perutorinese per quello che ha scritto. Ecco, c'è un interstato polemico in questo caso sulle foglie, ma poi il discorso si può allargare a tutta un'altra serie di dinamiche. Potremmo dire che è la contestualizzazione storica, cioè il rifiuto di inserire un evento nel più ampio quadro storico. Invece io credo che il tema, il punto focale della relazione della professoressa Ginella sia invece quello di inserire le complesse vicende dinamiche di quest'area nel lungo periodo, perché soltanto in questo modo
si può riuscire a comprendere, diciamo, a leggere con lucidità tutta una serie di eventi e di dinamiche che provano soggetti o all'emozione oppure soggetti a delle letture ideologiche in chiave spesso nazionalista. Prima di dare la parola al professor Ginevra, voglio anche dire a tutti coloro che sono collegati online che se vorranno poi porre delle domande, di scrivere in chat, poi lo vedremo alla fine della relazione della professoressa, raccogliere queste domande e verso proporre. Nel ringraziare ancora la professoressa Ginevra, e ci dovrà. Grazie, grazie per la presentazione, grazie per l'invito, grazie per la vostra presenza. Un saluto a tutti. Io spiegherò come costruirò questo mio intervento, questa mia relazione. Affronterò prima, diciamo, la questione della nomenclatura, cioè la questione della terminologia, che è una questione molto importante perché spesso crea dei malintesi. Cercherò naturalmente di dare alcuni dati fattuali, per poi passare alla, diciamo, alla diatriba storiografica, al fatto che su queste vicende del confine, italo-sloveno, prima italo-slavo, ultimamente soprattutto, diciamo, sia nella storiografia che nella musicistica, lo si definisce semplicemente confine orientale, poi purtroppo cosa comporta questo uso che si è diffuso assai rispetto agli anni 80, 70, anche agli anni 90, e quindi passerò a un'analisi della memoria, quindi questa è una costruzione di questo mio intervento. Inizio citando Piero Nannini e il suo libro sul significato del confine. Dice: non è facile intendersi lungo un confine. Il confine alimenta scarti, incoerenze, proprio perché diverse popolazioni che li abitano si somigliano e di fatto sono proprio le piccole differenze a produrre feroci equivoci e manifesti. Vedremo che c'è una forte similitudine nelle pratiche identitarie e anche negli obiettivi. Ho detto prima, cercherò di problematizzare un po' la denominazione del confine orientale. Vorrei attrarre la vostra attenzione su come nell'immaginario italiano si è diffuso questo tema, che è assai più diffuso del confine settentrionale, oppure del confine orientale, che è così vicino a Genova. Eppure non ritroviamo queste due visioni frequentemente usate. Come mai? Perché naturalmente c'è un forte investimento emotivo su questo confine. Perché questo confine è stato naturalmente altamente mobile e ha modificato la sua configurazione nell'arco del Novecento. È stato un confine voluto, combattuto, diciamo, fin dal Risorgimento. È stato in qualche modo allargato dopo il 18, in realtà è anche era del tutto assente la popolazione italiana, soprattutto, diciamo, l'avvicinamento alla piana di Lugano, le località come Logate, fine Tolminese, dove storicamente non è stata mai presente la popolazione italiana. Ed è un confine che si è ristretto dopo il 45 e soprattutto dopo il 45. Quindi è un confine sofferto che naturalmente viene spessissimo nominato in questa formula. Una formula che, ahimè, se andiamo a vedere su Google, sui vari diciamo, motori di ricerca, non la troviamo nei testi, negli articoli economici, di turismo, quindi diciamo abbiamo tutto un settore che non usa questo termine. E se andiamo a vedere gli impianti turistici, le agenzie turistiche parlano ora del confine italo-sloveno,
impattato sulla conoscenza tecnica, ma anche la storiografia fino agli anni 90 parlava del confine italiano. Quindi cosa è successo negli ultimi anni? Perché questo forte impatto emotivo che è stato invece disinnescato dagli anni 50 in poi, diciamo soprattutto dagli anni 60 in poi, quando si è sicuramente attivata una politica di collaborazione, e con temi ancora aperti, con sofferenze sicuramente non immaginate, ma c'è stata, diciamo, una volontà comunque molto precoce di in qualche modo di ricollegare questo territorio ferito. Vi cito solo un caso, per esempio il Sacrario di Caporetto, che è rimasto sul territorio sloveno, le amministrazioni del Valle del Natisone e del Friuli si sono attivate già dopo il 54 per ristabilire dei contatti con le amministrazioni slovene e quindi curare e in qualche modo poter accedere al sacrario di Caporetto. Quindi dobbiamo vedere, ecco, questa dinamica attorno al confine che si crea e che cerca in qualche modo di essere anche subito superata, perché l'esigenza della popolazione comunque è una esigenza di ristabilire i contatti. Questo vale per il Dordino, ma Caporetto come si trova sul territorio nel territorio dell'Alto Isontino, ma per certi versi vedremo vale anche per il Capodistriano, le zone istriane che sono, che erano, diciamo, economicamente fortemente legate a Trieste. Però cosa è successo dagli anni 90 in poi? Sicuramente è stato in qualche modo rilanciato, come ha scritto Mario Banti, un pacchetto neopatriottico valoriale e sorgimentale del contesto italiano. Banti dice che si sono sdoganati i valori simbolici del nazionalismo pre-1945 e si sono ridati dagli anni 90 in poi ottimi argomenti a chi con quei valori ha da sempre maggiore dimestichezza. La terminologia sorgimentale nazionalista oggi proposta a una forte carica emotiva, questo dice anche non solo Banti ma anche Giovanni di Luna in La Repubblica del Dolore, le memorie di un tale. Però cercherò un po' di approfondire queste tesi, ovvero questo argomento che in qualche modo è la rete di una necessità di trovare una genealogia nazionale. E la politica si sa cerca, come dice Hannah Arendt, di radicarsi nel passato. E questa politica, Hannah Arendt dice in un testo sulla verità e la insonda della storia, parla di un argomento preciso, ovvero dei documenti legati al Vietnam, e dice molto chiaro: la politica non va per le sue vite, quando ha bisogno di radicarsi nel passato, usa anche il mito. E sicuramente l'uso del mito è stato, diciamo, uno frequente nei movimenti nazionali, tutti, non senza differenza, tutti i movimenti nazionali, il nazionalismo ha questo. E il riprendere naturalmente una genealogia nazionale, anche per gli anni 80, ma negli anni 90 in poi, ha significato recuperare tutti. E quindi direi. Quindi devo sottolineare che non si tratta di un fenomeno prettamente italiano, si tratta di un fenomeno che lo registriamo ovunque in Europa. E sicuramente ha a che fare con una debolezza di progetti politici, visioni politiche dagli anni 90, ma anche con lo sconvolgimento che è successo
in particolare dell'Europa orientale, ma anche con cambiamenti, grandi cambiamenti che sono venuti nell'Europa occidentale. Allora, adesso passo, diciamo, ad alcuni spartiacque storici. Sicuramente l'apertura del fronte bisontino nel maggio del 1915 è stato un fortissimo spartiacque per tutta l'area friulana, per l'area del cosiddetto litorale adriatico e anche per l'area istriana fino al Quarnero. È stato un evento spartiacque non soltanto perché ha portato il combattimento dell'area confina, in parte anche in alcune città come Polo, che è stata combinata dalla prima guerra mondiale, ma soprattutto ha causato dei forti spostamenti di popolazione. Anche due parti del fronte, sia dalla parte italiana del fronte che dalla parte austriaca del fronte. La battaglia per le terre credenti ha causato naturalmente un grande andamento della popolazione civile che ha dovuto abbandonare le aree toccate dalla guerra e basti pensare che la versante austriaco del fronte del suo legato in terra sono partiti, sono tutti ritirati nell'interno dell'impero 40.000 civili. 40.000 civili di lingua diversa, quella italiana, quella tedesca, slovena e una piccola parte anche di lingua croata. E la cifra poi è aumentata ad 70.000 persone. Ripararono le cose, furono costrette a trasferirsi all'interno dell'impero, spesso in campi come sono campi profughi, come sono stati quelli di Varna. Questi campi, le persone, spesso donne, vecchie e bambini, hanno sofferto malnutrizioni, hanno sofferto malattie, in tanti non sono tornati nelle loro case. Naturalmente ci sono stati trattamenti di popolazione anche da parte italiana. E anche dalla parte italiana non sono stati trasferiti all'interno soltanto residenti di lingua italiana, ma anche di lingua slovena e anche qualcuno di lingua tedesca. Forse l'esperienza dei profughi del Loriziano, del Bisontino, in varie parti d'Italia è stata meno traumatica dei profughi dalla parte austriaca, soprattutto perché non ci sono state grandi concentrazioni di insediamento come è successo dalla parte. Direi che la popolazione è stata distribuita lungo tutta la penisola con varie vicissitudini, con varie esperienze, ma se leggiamo le testimonianze sicuramente meno traumatiche a livello generale che non con le esperienze sul fronte austriaco. Naturalmente questi spostamenti di popolazione hanno lasciato un forte segno anche alla fine della guerra. Come ho detto, parte di queste persone non sono rientrate nelle loro case, o perché erano sfinite, o perché non volevano vivere sotto uno Stato o in uno Stato che non era il loro. Lo spaventamento, diciamo, che segue la grande guerra, lo si legge in fonti come sono quelle del psichiatra. C'è tanta, sofferenza per la mancanza di un contesto istituzionale che non era più quello conosciuto prima della guerra. E questa sofferenza la troviamo su tutti i lati, perché non tutta il fenomeno, dei fuoriusciti, dei ragazzi, dei volontari italiani che hanno lasciato
Gorizia, Trieste, le città italiane era un fenomeno minoritario. La gran parte delle reclute in tutto questo territorio, che poi partirà dal 1120 all'Italia, prima viene occupato dall'esercito italiano, la gran parte è stato reclutato nelle città austriache e quindi ha combattuto come hanno combattuto come soldati austriaci. Quindi il rientro nel nuovo territorio amministrato dall'esercito italiano ha creato molto, diciamo, grande spaesamento. Persone che fino a 18 hanno combattuto in Galizia sul fronte trentino e naturalmente loro dovevano rientrare in uno nuovo stato. Allora, gran parte di queste persone che erano presenti in queste aree di confine naturalmente hanno acquistato la cittadinanza italiana. Se erano di lingua italiana, naturalmente automaticamente. Se appartenevano alle altre realtà, comunità etniche, invece c'erano dei problemi. Se avevano, diciamo, se erano autoctoni residenti da decenni, riuscivano a ottenere la cittadinanza, altrimenti rimanevano senza la cittadinanza. E questo naturalmente è stato il forte movente per nuove immigrazioni. Naturalmente chi emigra dopo il 18 da Trieste e Gorizia emigra soprattutto in centro-medio, come vedremo anche da lì, nel 45. I primi ad emigrare sono i membri del centro-medio della Borghesia. Questo succede per la parte slovena e croata dopo il 18. I primi due anni dell'amministrazione degli aiuti militari sono quasi molto. Perché possiamo vedere come le autorità italiane sono ancora un po' dubbiose su come gestire questa nuova realtà che fino al 18 apparteneva all'impero turco. C'è una tendenza, che viene rappresentata dal governatore militare, che alla fin fine sceglie una linea morbida, una linea, come dire, di transizione lenta e quindi anche di rispetto della specificità multietnica del territorio, perché questo è un territorio etnicamente eterogeneo e qui sta la complicazione, perché non abbiamo un territorio dove la linea etnica è chiara. Non abbiamo un territorio dove le città sono completamente italiane e la Campania è completamente ordinata croata. Abbiamo un tessuto urbano come quello veneziano che ha allo scoppio della guerra quasi la metà della popolazione slovena, diciamo si avvicina. Abbiamo un ambiente che ha un quarto della popolazione slovena è una fortissima presenza tedesca, che anche è diciamo, una dei complementi della città di Gorizia. Abbiamo invece le città e cittadine italiane che sono invece in prevalenza italiane. Abbiamo una campagna che è in prevalenza croata, ma anche una campagna mista, dove c'è una presenza, diciamo, fluida, ibrida, dove identificare in modo netto la popolazione è una forzatura, perché la popolazione è bilingue, a volte anche bilingue, e non sempre si identifica in una nazione. E questo anche nel contesto urbano. Abbiamo dei segmenti della popolazione che non vuole identificarsi in una decisamente in una nazione, soprattutto la parte cosmopolita, quindi la parte imprenditoriale, soprattutto vedete, l'imprenditoria triestina fin dal Settecento era una imprenditoria composita, con dei membri di origine greco-ortodossa, serbo-ortodossa, con
pochi membri provenienti dal mondo protestante, svizzero, e mentre c'era un certo membro fortemente italofono. La borghesia, quindi, soprattutto l'altra parte della borghesia fortemente cosmopolita, e un proletariato, anche quello fortemente internazionale. Con varie anime, alcune diciamo più dall'opera, altre più filograve, però con un forte massiccio nucleo internazionalista, quindi convinto che la cifra nazionalista era una cifra che non poteva essere, diciamo, non poteva essere utile alle classi inferiori. E quindi questo è il contesto che si ritrova incluso nel nuovo Stato, nel Regno d'Italia. E di fronte a questo contesto possiamo osservare vari progetti. C'è un progetto elitista che vuole immediatamente azzerare la presenza slava, che vuole immediatamente negare qualsiasi diritto nazionale, e invece abbiamo degli apparati, diciamo, dell'esercito, poi dello Stato, che vogliono in qualche modo attuare, come ho detto prima, una transizione morbida nel rispetto della specificità del territorio. Come vanno a finire? Chi vince? Vince naturalmente la visione elitista, sposata soprattutto dal squadrismo. Trieste è una delle città che vive prima in anticipo sul vecchio Italia le violenze fasciste, l'incendio del Nardo di Congo, il centro culturale polivalente è un po' il simbolo di questa violenza, però queste violenze non si concentrano solo su questo edificio, ma si concentrano su un'infinità di circoli, di associazioni, di banche, e allo stesso tempo colpiscono le sedi socialiste, proprio perché anche i socialisti sono in qualche modo i promotori o i continuatori di questo mondo, chiamiamolo post-asurgico, che vuole mantenere un'identità fluida o comunque nazionalmente non esclusiva. E quindi, diciamo, le violenze che accompagnano l'ascesa del fascismo sono delle violenze che poi si prolungheranno per tutto il ventennio, con lo smantellamento completo della società slovena e croata, che spinge soprattutto non solo il ceto medio, ma soprattutto la classe intellettuale a abbandonare la città. E questa è una forte ferita, perché bisogna sapere che Trieste, da un punto di vista demografico, ha un ruolo molto importante nel contesto sloveno. Ad esempio, il primo giornale femminile femminista viene pubblicato a Trieste. Diciamo, una cerchia di intellettuali slovene che operano a Trieste. Quindi, diciamo, ha un Trieste nel contesto sloveno è la città più liberale, più cosmopolita, molto più secondaria, anche se così periferica e anche se non è slovena. Quindi c'è tutto diciamo una relazione emotiva nella storia culturale slovena, soprattutto con Trieste, ma anche con Gorizia, ad esempio la imprenditoria gorziana, soprattutto, diciamo, anche nel campo della stampa, ha un ruolo molto importante, come lo hanno le scuole superiori, ad esempio a Gorizia, che forma la classe intellettuale slovena, sia, diciamo, quella religiosa che quella laica. Quindi Gorizia è un altro polo culturale per un'area ben più larga del Gorizia. E questi sono, diciamo, l'interruzione, la frattura che si crea negli anni 20, lascia un segno fortissimo
tantissimo nella popolazione che ama Lorenzo. Se andiamo a vedere, adesso faccio un salto, le biografie dei predistinti lucianesi, delle giovani studentesse e studenti che abbracciano, che già nel 41 entrano nella resistenza lorena, spessissimo troviamo i figli dei profughi e degli immigrati dall'Italia. Quindi c'è un mantenimento fortissimo, no, dell'appartenere a un'altra società che non è quella lucianese. E qui faccio un'altra chiosa, perché sarà importante per vedere alcune similitudini con gli eventi che succedono dopo il 45 e dopo invece di Sibia. Questi immigrati del litorale, questi profughi, perché alcuni sono costretti a lasciare il paese con l'Italia, non soltanto perché non ottengono i documenti, la cittadinanza, ma anche perché sono perseguiti dall'esercito e dalla polizia. E semplicemente, ad esempio, c'è la figura di una scrittrice che dice alla mia fine: io vengo nella mia casa, entrano ogni giorno i carabinieri e la mia colpa è di insegnare un governo ai miei figli, e allora amici. Quindi diciamo c'è inizia un forte controllo del territorio fin dal 18, diciamo, questa persona ad esempio poi è costretta a lasciare Trieste e nonostante sia una scrittrice molto nota, vive il suo primo periodo di vivere in un vagone ferroviario. A Milano mangiano le carte e i profughi che arrivano dal litorale spesso hanno delle esperienze traumatiche, ma non soltanto per ragioni materiali, perché non vengono accettati. È interessante come vengono chiamati, ad esempio, a Maribor. Maribor è una città della Siria, anche quella multilingue, però è una zona da dove, questa è una zona che mi giuro perché non ho fatto le cartine, ma questa zona è una città che è stata una zona multilingue, multietnica, con una forte presenza lorena che è stessa. Dopo il 18, da quelle aree vengono cacciati spesso i tedeschi e quindi sul loro posto, al loro posto, arrivano i loro naturali. E come vengono chiamati i sloveni? Italiani. Quindi questa è l'ironia della situazione che si crea dopo il 18. Come prosegue l'assimilazione della popolazione slovena e croata nel ventennio fascista? Intanto si tratta di mezzo milione di persone, nonostante 5.000 che emigrano, abbandonano il litorale, quindi una popolazione che rappresenta quasi la metà della popolazione di tutta la Svezia. E chiude le scuole, le donne croate, allontanati i maestri, i preti, naturalmente è una comunità monca che però si organizza clandestinamente soprattutto nella parte giovanile. Cioè se la classe politica liberale, diciamo così, gli anziani accettano in qualche modo l'accantonamento, l'isolamento, i giovani già negli anni 20 iniziano con le attività clandestine che culmineranno anche in un'attività, diciamo, terroristica, cioè organizzano delle attività e il regime li colpisce con due processi importantissimi, il processo di Istanbul, il processo degli SN2 nel 1930-1931. Sono dei processi che
naturalmente producono dei fonti, hanno i loro utili per capire come queste organizzazioni di istituzioni cercano in qualche modo di collegarsi con i servizi segreti inglesi, cercano naturalmente di diffondere la stampa clandestina, prendono i contatti con gli ospiti a libertà, cioè creano un tessuto antifascista, un tessuto antifascista che diventerà fondamentale durante la seconda guerra mondiale per organizzare la resistenza, ma anche per portare avanti quel progetto che poi diventa un progetto che influisce sul confine, un progetto di riacquisto, di annessione del litorale alla Jugoslavia. La coscienza della popolazione slovena che si sviluppa negli anni 20 e 30, ma lo stesso vale per la Croazia, è che sotto l'Italia si muore, non si vive. Quindi, cioè, o ci si assimila o si fugge, ma non si vive. E quindi qual è la soluzione? Cambiare la vita. Quindi, quando si dice questo è stato con il cambiamento del confine, il progetto comunista, no. Esiste un progetto di abbattimento e cambiamento del confine negli anni 20 in poi, man mano, diciamo, come risposta alle scelte del fascismo. E lo si trova dapprima nei movimenti liberali e cristiani cattolici. Il progetto comunista, che poi verrà attuato dal movimento di liberazione dell'Ottanta, è un progetto che viene in qualche modo concepito ben più tardi, durante la seconda guerra mondiale. Se andiamo a vedere il secondo processo di Trieste che porta avanti alla Corte del Tribunale Speciale le varie anime del movimento clandestino antifascista sloveno, tutta l'area della Venezia Giulia, vediamo che il gruppo comunista ha il progetto del cambiamento dei confini, ma concepisce uno Stato sloveno che poi non verrà realizzato. Quindi, diciamo, questa è un po' l'evoluzione, e quindi gli ideatori del cambiamento del confine non hanno inizialmente un'altra. E questo, diciamo, è un stereotipo che spesso lo si presenta nell'uso politico della storia del confine orientale. Secondo me è utile, soprattutto agli studenti che vorrebbero magari approfondire questi temi, è un libro scritto nel 1912 da un autore cristiano, Angelo Rivazze, che ha fatto un'analisi precisa di questa realtà di confine che allora apparteneva ancora all'impero asburgico, ma che nei meccanismi è rimasta, diciamo, intatta, sicuramente fino al secondo dopoguerra. E Angelo Rivazze, che ha avuto una storia molto tragica, si è suicidato prima dello scoppio della guerra, ha detto che venga molto bene come la riscrittura della tradizione è avvenuta da ambe due le parti che si sono fronteggiate, che si fronteggiavano sin dagli anni 70 dell'Ottocento nell'area del litorale, ovvero dopo il 18, nell'area giuliana. Cioè, i due fronti che si sono combattuti hanno ambedue sviluppato questa idea del diritto di precedenza, ovvero l'ossessione della purezza e il diritto di essere autoctoni, e quindi questa lettura della vera natura di quest'area di confine, di polizia, eccetera. E ambedue gli scaraschiamenti, ma naturalmente potremmo la cosa estendere anche ad altri chiaramente se ci dobbiamo raggiungere la gerarchia, poi dico che ci sono dei meccanismi inerenti ai fenomeni nazionali e nazionalisti, ambedue gli schieramenti
hanno cercato di costruire una barriera invalicabile e di in qualche modo allontanare l'impurità culturale. Dice Vivante, a lungo la produzione storiografica rimane imbrigliata in avventure dicotomiche della società di confine e delle sue comunità nazionali e trovò nel paradigma della foto della città campagna il suo dispositivo più efficace e funzionale a presentare le due realtà limitrofe come entità geografiche e sociali del tutto diciamo distanti e questo modo di leggere ha segnato moltissimo la fotografia che si occupava di quest'area e che ha presentato, una gran parte della fotografia ha cercato di presentare le realtà di compiere come sempre conflittuali, anche se andiamo a leggere la produzione fotografica di questo ultimo periodo si insiste molto sulla violenza, sullo scontro, però focalizzarsi solo sulla violenza e sullo scontro significa non riuscire a vedere le cose di convivenza. Cioè questa società di confine è stata sì conflittuale, ma non conflittuale nella sua essenza maggioritaria. Sono state le vite a creare e in quanti delle quali poi sono stati coinvolti anche parti della popolazione. Quindi guardare il confine significa la storia del confine, la storia dell'area mondiale e quindi significa anche focalizzare, spostare l'obiettivo. Ed è, se noi guardiamo la storia sociale, mica vediamo anche se guardiamo la storia economica, qua, dentro terra, eccetera, vediamo una forte naturalmente condizione. Anche il confine creato dopo il 45 tra la Monarchia e lì è stato un confine scagliante, forse qualche settimana del tutto chiuso, ma troviamo tantissimi cristiani che lavoravano ancora nei cantieri di Muggia. Naturalmente chi lavorava nel cantiere di Muggia rimaneva a stare nella zona B, ha avuto sempre più difficoltà a spostarsi, perché c'era l'imposizione dei poteri popolari che ad esempio ostacolava il cambio e quindi in qualche modo premeva affinché queste persone scendessero e quindi spesso erano costrette a lasciare. C'è un libro bellissimo scritto da Silvio Peciari Cerchiari sulla sua esperienza di confine. È un libro che voglio citare perché è toccante nella sua drammaticità, ma anche molto lucido nel messaggio che vuole trasmettere. È un signore che ha vissuto da bambino gli spostamenti del confine. I suoi genitori hanno costruito due volte la casa che poi hanno dovuto abbandonare. Quindi possiamo immaginare lo sforzo, il dolore di trovare le risorse per costruirsi una casa subito dopo la fine della guerra e la costruzione, il peso della costruzione di dover abbandonare. Bene, lui descrive tutta la sua esperienza senza rancore, nonostante questa tragicità, perché vuole trasmettere un messaggio di pace. E questa è una cosa, toccante, perché una persona che è stata fortemente segnata nella sua esperienza, anche dai suoi affetti, ad esempio il nonno, non riesce in qualche modo a superare il abbandono della propria casa. Si tratta proprio di costruire la casa lungo il confine, quindi nemmeno non lontano da Trieste, nemmeno non nella provincia interna del eppure questa nonostante questa vicinanza c'è stata questa sofferenza. Quello spende naturalmente, adesso ho parlato dello spostamento di popolazione dalla parte dove è attuata, naturalmente è doveroso
affrontare le tematiche del secondo dopoguerra. Quello che succede nel secondo dopoguerra naturalmente è una storia tragica per la Russia. Le violenze non si arrestano nel maggio del 1945, come dice lo storico inglese Gettler, il continente europeo è un continente che è insanguinato non soltanto per alcuni mesi, ma per alcuni anni dopo la fine del secondo conflitto, e lo è in vari modi. Sappiamo quanti milioni di tedeschi devono abbandonare l'ex europeo, ma anche diciamo lo scenario di Rosalo è un scenario fortemente drammatico per non dire tragico. È un scenario naturalmente pesantissimo se si osserva quello che succede con la popolazione che ha aderito al collaborazionismo, soprattutto diciamo le truppe ustasciacetiche che fuggono, vogliono fuggire verso la Carinzia e vengono fermate in gran parte, e rispedite dagli anglo-americani, soprattutto dai britannici, sul suolo jugoslavo. In 10.000, ma le cifre che aggirano attorno a 50.000, vengono uccisi. La ferocia, se possiamo spiegare la ferocia, è legata naturalmente a una costruzione di uno Stato che vuole sincerarsi di avere dei confini sicuri. E quindi da qui l'eliminazione del cosiddetto nemico interno. Cosa succede invece in Istria, cosa succede nei territori di confine? Tanto bisogna vedere che non tutto il comportamento dei poteri popolari o delle truppe militari non è comunque uguale. Perché lungo il confine accadono dei cicli importanti nella zona del Corsiano, e cicli che toccano non solo italiani ma anche slaveni, che non aderiscono al movimento di Quindi quando si parla di 4.000 infoibati, in questa cifra naturalmente dobbiamo conteggiare non soltanto i infoibati istriani, che sono della gran parte italiani, ma anche i infoibati poliziani, dove la partenza in Istria si ottiene italiana. Quando si usa il termine foibe, anche qui dovremmo fare un po' di filologia, e non per dire che si tratta di caverne tragiche nel quale sono stati sottratti corpi, ma dovremmo dire anche che spesso col termine infoibato si parla anche di deportati. Quindi non tutti 4.000, 5.000, ricordiamo che comunque le cifre degli storici sono tra 1.500 e 4.000, persone uccise alla fine della guerra sono state gettate nelle case da casa, ma sono state deportate e molti di loro sono stati sono morti nei campi di concentramento con il fatto di quello di Bronte. E naturalmente diciamo la precisione in questo caso va fatta, perché soltanto con la precisione in qualche modo eliminiamo i malintesi. Ma spesso l'uso politico di questi temi invece preferisce il malinteso, preferisce diciamo l'approssimazione. In Istria ci sono stati degli eventi precedenti alla seconda guerra mondiale, cioè noi statisticamente dei cicli avvengono soprattutto nel settembre del 1943 e non a fine proprio per l'impatto che hanno avuto le violenze, in gran parte proprio della popolazione italiana, nel 1943. Però anche qui troviamo un uso spropositato del termine. Oggi
nella logistica e anche nella polemica politica si usa spesso. Lei nel settembre del 1943 il suo uso non era più, perché naturalmente si parlava di partigiani, si parlava di liberi, e nelle, diciamo, nei gruppi clandestini o grandi in Istria non possiamo in maniera molto chiara definire l'identità etnica degli appartenenti del movimento di liberazione, perché naturalmente erano sia croati, slovene, ma anche italiani. Quindi non possiamo fare un uso etnico di queste violenze, perché se c'è stato un progetto molto chiaro, molto evidente di eliminazione della minoranza tedesca sul suolo italiano, fin dal 43, sulla popolazione italiana non è stato mai dichiarato questo, che già arrivato alla popolazione italiana non è stato mai dichiarato questo obiettivo, anche se effettivamente dopo il 45 naturalmente sono state create le condizioni in cui la gran parte della popolazione italiana ha ritenuto o è stata costretta a lasciare. Quindi questa è un po' la complessità. E attorno a questa complessità si crea una memoria dell'esodo e delle foibe, che si attiva fin dalla guerra e che fa parte naturalmente anche della parte della politica che si attua durante il conflitto e tanto più dopo il 45. Naturalmente la parte di Jugoslavia c'è stato sempre fino agli anni 80, fino all'uscita del libro Storia dell'esodo, perché bisogna ricordare, diciamo, l'esodo è iniziato ad essere studiato sistematicamente già negli anni 80. Il libro di Storia dell'esodo, curato da Niccoli e da altri autori, ovvero da un gruppo di storici coordinati da Giovanni Niccoli, quel libro ha aperto un campo di ricerca e lo ha aperto in maniera molto seria, che però allora non è stato recepito dalla politica che ha scoperto questi temi e quest'altro. Quindi non è vero che non c'è stato un interesse per queste tematiche. Nelle aree di confine queste tematiche facevano parte anche delle battaglie politiche, non erano presenti in, naturalmente in un discorso nazionale. Qui potremmo aprire naturalmente un nuovo capitolo, come mai negli anni 90 si apre questo tema, come mai il confine orientale diventa un tema così fondamentale per la politica italiana. Qualcuno potrebbe dire che questo ha fatto parte sempre del patrimonio memoriale della destra, infatti sicuramente vero, ma ci sono anche altre ragioni. Sicuramente se guardiamo al panorama europeo, dagli anni 90 in poi, prevale un forte, diciamo, prevale una necessità, una narrazione centrata sulla vittima. L'olocaustizzazione della storia stimola a trovare storie parallele. Storie di vittime. Questo fenomeno che lo possiamo seguire in varie parti dell'Europa, soprattutto nell'Europa orientale, ma anche in quella occidentale. Se il secondo dopoguerra è stato il secondo dopoguerra alla ricerca degli eroi, questo erano gli stessi partigiani, dopo il 1991 è partita la ricerca del a questo, diciamo, complesso vittimistico, e questo significa naturalmente vedere un chiaro delineare anche i carnefici. Il cambiamento dei regimi, la caduta dei regimi comunisti naturalmente ha aperto questa possibilità.
cultura. E attorno a questi temi si creano nuove memorie. Se andiamo a vedere molto velocemente cosa succede oggi lungo il confine, naturalmente abbiamo una memoria italiana, sempre più nazionale e forse meno locale. Questo è interessante. A livello locale, a livello regionale, la popolazione ricerca la convivenza, la popolazione ricerca il superamento di queste letture nazionalistiche, perché in qualche modo in maniera spiccia è stufa di queste barriere, di questi confini che hanno rappresentato una grossa perdita delle risorse e delle energie. Non così invece a livello nazionale, c'è un recupero di questa memoria della periferia, c'è un recupero naturalmente di quello che è stato perso. E qui mi preme dire che se compariamo le esperienze didattiche riguardanti il confine orientale, il confine italo-sloveno, con altri confini, vediamo che le esperienze di collaborazione sono sempre. Non esistono quanti progetti didattici che coinvolgono scuole italiane slovene, scuole italiane croate, il che, almeno un modo di vedere, in un contesto europeo è una cosa assai problematica. C'è un libro uscito da Carocci che fa vedere qual è stato il lavoro, ad esempio, sui progetti didattici e i progetti comuni di storia condivisa dell'Alto Adige e in Austria. Come ad esempio nel caso della Francia e della Germania, sin dalla fine della prima guerra mondiale ci sono stati dei tentativi di produrre un manuale comune, quindi un percorso di lettura storica condiviso, naturalmente ripreso dopo il 1945. Sappiamo che uno dei pochi manuali di storia condiviso oggi in Europa è proprio quello franco tedesco, un manuale di storia che viene usato sia nelle scuole tedesche che in quelle francesi. Ahimè, al confine orientale c'è ancora una difficoltà di apprendere la storia in maniera condivisa, non perché naturalmente tutte le storie devono essere in qualche modo imparate, ma almeno conosciute. Io penso che capire naturalmente quali sono stati i traumi di una, dall'altra parte, della terza parte, e di come questi traumi hanno provocato lacerazioni, hanno provocato anche tragedie violente, forse diciamo una cosa importante per le giovani generazioni. Quindi siamo stati. Ringrazio la professoressa Ginevra per questa interessante relazione che ha saputo, partendo dagli inizi del Novecento, arrivare ai giorni nostri e proprio tenendo più in relazione la storia, la costruzione delle memorie, ma anche sono andati con l'ultima cosa che diceva, anche aprendo gli squadri di speranza, perché le popolazioni locali sembrano più avanti da questo punto di vista, invece dell'opinione pubblica nazionale, che per molti aspetti è ancora, almeno in parte, ancorata a rivendicazioni, a suggestioni nazionalistiche. Io chiedo se ci sono delle domande che siano arrivate o, diciamo, dei presenti, o c'è qualche domanda? Online? Non è arrivata nessuna. Allora, io commentavo, le ho fatto
non ci sono ancora delle domande se per qualcuno vuole intervenire in presenza online, ovviamente è invitato a farlo. Una mia curiosità: so che è stata istituita una commissione storica italo-slovena e mi sembra che abbia abbastanza funzionato, invece mi sa che la situazione sia molto meno lusinghiera per quanto riguarda i rapporti tra la comunità degli storici italiani e quelli croati. Se può dire qualcosa in merito. Sì, negli anni 90 si è costituita, poi ha svolto un lavoro importante, una commissione di storico-culturale della Slovenia. È stata secondo me un'esperienza molto importante perché un gruppo di storici, anche letterati, perché non si è portato molti giornali, sono storici e anche qualche giurista, hanno lavorato insieme per in qualche modo produrre un testo minimo sul quale trovare un accordo di quello che è accaduto in quest'area di confine. E all'interno di loro hanno partecipato a questa esperienza, per loro è stata una esperienza molto importante perché in qualche modo hanno potuto affrontare la narrazione, i risultati degli studi della cosa fatta. E il testo è un testo minimo sul quale c'è un accordo di quello che è accaduto in quest'area, quindi anche un accordo proprio sui numeri, sui fatti. Però è interessante cosa è successo. Mentre la costituzione di questa commissione è avvenuta in una stagione politica che appoggiava questo tipo di lavoro all'inizio degli anni 90, il risultato di questa commissione non è stato in qualche modo accolto in maniera positiva dalla politica che ha in qualche modo seguito questa diciamo, coloro che hanno commissionato questa cosa. Quindi, se la parte slovena il testo è stato pubblicato, la parte italiana il testo non è stato mai ufficialmente accettato. Perché si è detto questa è una versione ufficiale, noi non vogliamo dire che è una versione ufficiale. E quindi questo testo che poteva essere, secondo me, un buon inizio di conoscenza, quindi un testo condiviso delle, diciamo, sui punti, sul numero, dei profughi cristiani, sul numero delle persone uccise, sul numero delle persone immigrate dopo la prima guerra mondiale, quindi sui contenuti fattuali. Cioè questo testo è stato abbandonato, non ha avuto l'avallo istituzionale e quindi i danni sono stati abbastanza, come dire, è stata un'importanza storiografica, adesso la quale è circolato, è stato pubblicato in italiano, ma è rimasto molto agli occhi del lavoro. E non a caso questa è stata un'esperienza positiva, mentre la commissione italo-croata non è stata istituita, ma non ha concluso il lavoro. Quindi non c'è stato un accordo seri sull'interpretazione. Quindi già questo dimostra, diciamo, due realtà diverse. Questo testo è sicuramente un testo, anche perché è molto, diciamo, sintetico, importante per avere almeno una panoramica, avere un primo, diciamo, punto di osservazione di quello che è successo. Naturalmente poi ognuno può approfondire, c'è ormai una vastissima storiografia, che naturalmente oggi sono stata sintetica, ho potuto dedicare più date, però diciamo la mia intenzione era rimarcare dei modi di lettura e degli schematismi che segnano ad esempio, però c'è una vastissima letteratura storiografica che ci permette di leggere la complessità di questa storia. Sono arrivate nel frattempo due domande online. Lei prima parlava dello
l'uso pubblico nella storia e quindi di come vengano reiterati certi equivoci, certe ricostruzioni palesemente strumentali. Allora, due insegnanti chiedono sostanzialmente, secondo lei, come, tra virgolette, spegnere le polemiche strumentali su questo argomento. Posso presumere anche, diciamo, al di là, diciamo, dal punto di vista politico, sociale, istituzionale, ma anche penso dal punto di vista didattico, cioè come riuscire poi a spiegare ai ragazzi come evitare di cadere, diciamo, in queste trappole. Ma io penso che ci sono due momenti che ho cercato di mettere in evidenza. Sicuramente il problema della comunità del confine è dell'ingiustezza di un confine in qualsiasi territorio in piedi. Cioè, il confine in un territorio antietnico è ingiusto per una parte, ma per l'altra non esiste un confine perfetto in una realtà. Perché sempre qualcuno rimane fuori. Naturalmente se rimane fuori e mantiene i suoi diritti è un qualcosa, se viene perseguitato un altro. Quindi voglio dire, qui questi sono i punti da approfondire. No? Quando anche si dice, cioè, ci si scandalizza che sui sentieri di Fiorio ci sono diciamo le tizioni tedesche, e io chiaro, proveniente da un territorio multietnico, mi metto un po' a ridere, perché è chiaro che ci sono i toponimi locali che a volte sono territoriali, ma a volte sono anche e quindi il rispetto del multilinguismo, il far capire che c'è un arricchimento, ci sono delle letture che si può fare, cioè, da Magnus, Pazzo, cioè autori che comunque nelle loro narrazioni fanno vedere che l'uso di questa realtà di confine è diverso da quello ligure, cioè abbiamo a che fare che però oggi anche quello ligure è diverso da quello del dopoguerra, perché la società odierna italiana non è più così omogenea come lo era dopo la seconda guerra mondiale. Quindi il saper approcciarsi a questa alterità, diciamo, all'alterità, sicuramente è anche una forma di acquisizione di conoscenze altrui e quindi anche di una capacità di leggere il mondo in una maniera complessa. E i fenomeni nazionali sono stati naturalmente fenomeni positivi. Come sappiamo, hanno segnato la modernità della società europea, ma sono stati anche dei fenomeni che hanno prodotto esclusione, che hanno prodotto persecuzione, che hanno prodotto dei discorsi di superiorità, basta vedere che non è successo durante il fascismo e il fascismo. Quindi, come dire, bisogna valutare nella loro storicità questi fenomeni e vedere naturalmente cosa hanno significato in una terra di confine, dove esperienze di anticontinenza sono state cancellate nelle narrazioni nazionali, cioè perché a sondare, a indagare nelle famiglie confine costiere troviamo la multietnicità, troviamo le origini eterogenee, troviamo anche le eredità immateriali, no? Che appartengono a un territorio misto, dalla cucina, stabilire le linee etniche è impossibile, no? Perché la pinta la troviamo ancora, come abbiamo parlato a Trieste, ma la troviamo anche a Vienna, e quindi cioè, riuscire a capire questo ibridismo che fa parte delle terre di confine mi sembra una cosa importante. Io penso che per i ragazzi è molto, può essere interessante approcciarsi proprio alla letteratura.
leggendo la letteratura al confine, difficilmente si segue queste interpretazioni facili e lineari, perché nel vissuto, nella soggettività, entrano le diverse appartenenze. Allora, poi ci sono altre due domande dalla stessa linea di insegnanti che sono collegati, ma adesso vedo che c'erano due domande in sala. Allora direi con voce stentoria, potresti provare a farla da lì. Non si sente, mi sa che devi venire qua. Avete pensato particolarmente a chiedere al professor di Trieste quando anche assume questa identità, quindi ci sarà una qualità che poi diventa un po' abbastanza gravoso, soprattutto nella condizione del nazionalismo, sia europeo ma poi anche italiano. E in particolar modo se è avvenuto prima della formazione del capo pubblico che era particolarmente nostro. Come porto nell'Adriatico o forse un'attività antecedente a Trieste fino al 1700 è un modo di pescatori e agricoltori con qualche conoscenza, invece poi la creazione del porto franco attrae le altre commerciali e quindi la caduta di Venezia comporta l'ascesa di Trieste e Trieste diventa il porto principale dell'impero turco e la politica di protezionismo ma anche di tolleranza attuata sia da Carta, soprattutto la Maria Teresa e l'imperatrice Teresa d'Austria e la suo figlio Giuseppe II naturalmente crea le basi per aprire la città agli imprenditori e commercianti delle minoranze religiose, la diaspora ebraica, la diaspora protestante e quella ortodossa, ci sono le tre comunità religiose, che diventano fondamentali per lo sviluppo commerciale cristino. La presenza, ad esempio, dei commercianti ebrei provenienti dall'Asia Minore, provenienti dalle isole greche, dall'impero turco, dall'economia, dell'imprenditoria, e quindi la città cosmopolita imprenditoriale, però sceglie l'italiano come la lingua franca, ma mantiene queste sue appartenenze a questi mondi variegati e si compone nel 1700. Nel XIX secolo che cresce, ha una crescita demografica che è simile ad altri porti importanti europei e diventa poi un polo urbano di oltre 200.000 abitanti. È una crescita che è legata con la modernizzazione e l'industrializzazione dell'impero e che poi porterà, dopo il 1918, a una crisi economica forte, perché naturalmente diventa uno dei tanti porti italiani e perde parte di questa terra, anche se l'obiettivo e ristabilire il prima possibile un canale di comunicazione con l'Austria, nonostante l'Austria fosse il grande nemico fino al 18. E in funzione anti-Rosana e in parte anche anti-Buolena, cioè, come dire, pur di indebolire l'asse orientale, chiamiamolo così, si cerca di
ritrovare immediatamente un rapporto positivo con l'Austria. Infatti, le autorità italiane hanno un atteggiamento molto diverso nei confronti della presenza tedesca, soprattutto nella Val Canale, nella zona, diciamo, di territorio che appartiene alla Regia Giulia e popolata dai tedeschi. E lì, ad esempio, non si italianizzano i primi anni, non i tedeschi. Nei documenti troviamo la dicitura dei villaggi, delle località in tedesco. Quindi si vede un atteggiamento molto più tollerante dei tedeschi, che fino al 18 erano nemici, però c'è, diciamo, un interesse politico statale. Questo è il quadro. Ma io volevo solo chiedere se quel testo condiviso di Gianni Sotteno, sì, per le verifiche, se si può leggere. C'è una domanda se quel testo di Gianni Sotteno citato prima è reperibile. Sì, lo si trova, allora, è stato pubblicato su varie riviste storiche. Io penso che sì, lo si trova anche online, negli istituti della Wikipedia, della letteratura, assolutamente esiste, ed è un testo che secondo me per le scuole superiori è molto utile, proprio perché, come ho detto, è concentrato sui fatti, quelli essenziali, sui quali naturalmente si tratta un grande studio, cioè è stata una commissione che ha lavorato molto intensamente per tutti gli anni e si è confrontata su ogni dato. Dai, corsisti collegati online, hai trovato domande, anche queste di carattere bibliografico, può consigliare letture di vicende odierne sul confino ambientale? Una domanda, un'altra, sono alcuni docenti che chiedono appunto indicazioni bibliografiche perché non tutti i testi redatti sono scritti in modo equilibrato. Chiaro, sicuramente ad esempio il libro di Ivo Crane, il dolore del video, è un testo che introduce bene la tematica dell'esodo, almeno un altro libro pubblicato da Don Denti in Austria, quindi la parte dove ci sono almeno due testi che riguardano, ma che permettono di comparare gli esodi tedeschi con quelli italiani. E all'inizio dell'Europa 45, e ne avrei io il confine degli altri per integrare nella trattazione anche quello che è il fatto di oggi, no? E capire come mai la popolazione di Lorena è arrivata a un certo punto ha pensato che era impossibile rimanere dentro i confini dello Stato italiano, perché c'è stata quella rivendicazione di un altro confine che poi è diventato vivo della volontà sociale. E adesso vorrei trovare il libro, se riesco, il titolo del libro che ho citato di Petia Petjavic, perché è un libro che si presta moltissimo, perché è una storia raccontata da una voce narrante bambina, perché lui come bambino ha vissuto questo trauma del cambiamento del confine, della perdita del lavoro, della vita in una baracca, quindi questa esperienza da profugo a 5 km, 4 km da casa sua, no? Quindi l'intensità di questa esperienza tragica. Certo, magari vediamo quali sono le altre domande. No, non ci sono altri. Allora, c'è un momento questo titolo,
Se no mi prometto di inviarvelo e magari mi prometto di mandare alcuni libri, alcune letture che potrebbero essere interessanti per sì. No, poi il titolo, perché conosceremo proprio Silvio Pecciaric, Fuori dai confini, memorie di un bambino sulla linea Moda. L'editore, non riesco a trovare, però penso che si dica. È sicuramente un editore locale. Un bel intervento, tanto per ringraziare la relatrice e il direttore di Storia di Scienza Contemporanea per questa grande iniziativa. Credo che insomma, questa sia l'impostazione che vada affrontata oggi, no? Cercare analogie per creare memorie condivise anche laddove è molto difficile, anche dove fa male. E credo che, come dice lei, i progetti didattici siano la sfida. Progetti didattici condivisi. Purtroppo siamo in un periodo in cui giustamente lei, tenendo quasi la parte scontata, no, la conoscenza del metodo, invece non è così. Bisogna partire dalla formazione degli insegnanti, per questo ringrazio l'Istituto Ligure, perché in realtà ancora oggi nei manuali scolastici l'argomento è decontestualizzato rispetto a una matrice storica così complessa e ridotto a poche righe come corollario della seconda guerra. Pertanto poi la memoria, la giornata del ricordo si riduce o a delle considerazioni private, personali che riportino all'orrore della violenza in modo assoluto, oppure la strumentalizzazione, almeno poco conosciuto questo dell'esodo e anche molto molto strumentalizzato. E indubbiamente, come dice lei, bisogna uscire attraverso le nuove generazioni. E come dice lei, la memoria è l'unico, secondo me, appiglio, più che una storiografia tendenziosa, per tornare a inserire in questo contesto cosmopolita una vicenda in cui davvero non solo vicino di casa, ma anche la stessa famiglia che apparteneva a realtà diverse. Io stessa posso dire che avevo un nonno di nuovo italiano, ma secondo me la nonna, Grundisch, sapidino, era di lingua e di lingua. Entrambi hanno subito ovviamente l'esodo nel 49, sembra che queste violenze continuano, si sa ancora a lungo, però tutto ciò è già indice nel piccolissimo di una memoria singola di quanto fosse in realtà più complessa la vicenda, e quindi che vada davvero ricostruita in termini diversi di quanto si è fatto adesso. Per esempio, coglievo la sollecitazione della collega. Se fosse possibile, attraverso l'Istituto Archivario, questo documento condiviso di cui si parlava della commissione degli anni, a mettere a disposizione online tra magari gli atti di questa conferenza e magari una piccola bibliografia, aiuterebbe davvero gli insegnanti a costruire dei percorsi didattici, perché si fa fatica, non li si trovano nei libri. Quindi grazie mille. Ci sarebbe ancora una domanda da facile collegato online che supporrebbe un'altra relazione, io ce la faccio anche se il tempo è breve. Come sono collegati i legionari di Fiume con la nascita del fascismo? Come si fa a collegare? I legionari di Fiume con la nascita del fascismo. Allora, io qui suggerisco di leggere gli ultimi libri che sono
tema è uscito un libro bellissimo di una storica inglese americana, Dominique Rand-Kirchner. Ahimè, per ora sono in inglese, ma spero, tradotto in italiano, anche su questi temi, bisogna dire, ad esempio, c'è un libro bellissimo, una mia amica storica americana, su questo, no? Paola Baggio, che ha fatto un lavoro serissimo di studio sul campo, tra i ragazzi e i profughi, un libro che è stato tradotto in italiano, no? Ma che non ha avuto la giusta circolazione, perché, come dire, che sono circuiti storiografici che si autoalimentano, mentre leggere questo libro di una studiosa americana che ha fatto tantissimo campo di ricerca, Ovidio, che ha seguito le organizzazioni dei profughi sul campo, quindi è un libro che, se andate a vedere, parla della Baggio, è un libro copioso, però molto forte. Quindi a volte diciamo gli studiosi chiamavano gli esteri danno uno sguardo molto interessante perché riescono a uscire da queste letture anche e la storica Nikius Reilly che si è dedicata a uno studio della fiume fa vedere la complessità di fiume e la negoziazione del dopoguerra tra appartenenze asburgiche e, diciamo, quelle italiane, fiumane, croate, ungheresi. Anche in questo caso, naturalmente, c'è stata una narrazione molto semplicistica sul fatto che i legionari sono arrivati, la Repubblica di Cataro, liberazione e così via. Lei fa vedere alla fine, soprattutto questa parte fiumana, c'è un capitolo interessantissimo sul cambio e sull'uso della moneta e di tutte le negoziazioni che alla fine fanno vedere che ci sono più piani di narrazione. Sicuramente poi nella immaginario fascista, nell'immaginario diciamo che si diffonde dopo il 1920, i legionari hanno un ruolo fondamentale. Però sul campo sono uni, cioè non sono gli unici protagonisti, c'è un mondo variegato, molto fluido, e i passaggi di singoli personaggi locali da una all'altra parte, ma in sostanza quello che la popolazione fiumana cerca di fare è aumentare la possibilità di sopravvivenza al di là del referente politico esterno. Questo per esempio emerge da questo libro di condivisione. Io direi che oggi siamo qua. Io ringrazio nuovamente la professoressa Marta Verginella e do a tutti appuntamento per giovedì prossimo, quando il relatore sarà la Vedussa e terrà una relazione dal titolo La risoluzione del Parlamento dell'Unione Europea sulla memoria europea che divide gli storici. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie. Grazie a tutti.
Grazie.